Bella a tutti ragazzi, questo qui è un nuovo video di Fabi Matti XXX Questo video vi mostreremo come scaricare Pokémon nero e bianco nero 2. E vi consiglio scaldamente vi consiglio scaldamente di scaricare nero 2 perché è un casino scaricare bianco. Ok, sì. Allora, partiamo col fai CTRL V. Questo è il link di dove scaricare Pokémon versione nera e vi spiegheremo il link. Vabbè, adesso ve lo dirò, si chiama www.mediafire. Metto il link. Vabbè, glielo dico comunque .com/.save.g53e1g. Vabbè, comunque qua fate download, vi apparirà qua il download. Appena ha finito voi schiaccerete e adesso l'ho già fatto, quindi sì, vabbè, dovete fare il download e appena e vi apparirà una si aprirà una pagina, un file in cui c'è anche il gioco, che è una specie di schedina piccola. Guarda, vi faccio vedere. Ecco, vabbè, diciamo questo video, cioè vi faremo vedere solo, diciamo, il sito. Sì, vi apparirà questo coso, però sarà in una cartella che vi aprirà subito. Sarà in una cartella questo coso e dovrete, sì, credo, fare una cosa tipo estrai, no? Sì, dobbiamo fare quello. Ok, praticamente dobbiamo fare estrarre e no, non devi proprio estrarlo, è già così. Ah no, è già così. Devi prenderlo dalla cartella, prenderlo e spostarlo sul desktop. O vabbè, è un'altra cartella, fai tu come vuoi. Sarebbe meglio sul desktop, è più immediato. E poi dovete scaricarvi, perché questo magari molti pensano che si deve scaricare su... Dovete scaricare, molto importante questa cosa che io non so, WinDS, ve lo scriveremo anche questo sulla descrizione. Pro. Ok, sì, che cazzo mi apri? Pubblicità. Sì, ok, WinDS Pro è fondamentale perché questo è l'emulatore e vi spiegherò anche un po' come funziona. Dovete fare download sicuro, poi vabbè, il procedimento è lo stesso, vabbè, se non riuscite proprio siete, vabbè, stupidi. Nobby. Noi l'abbiamo già fatto naturalmente. Sì, e praticamente appena finito, dopo aver fattuto, vi apparirà questa specie di DS enorme e guardate cosa quando vi apre uscirà questa pagina, questa cosa qua. Ci sarà NOS GBA, IDEAS, Desmoon e GBA. Io uso Desmoon perché è quello migliore e praticamente è dove si usa il gioco, guardate. Faccio vedere. Desmoon, lo aprite, vi uscirà questo, ma questo non serve a niente, non chiudetelo perché sennò si chiude tutta la pagina. E con questo possiamo prendere la ROM per dire, non lo so, prendere... Ciao, allora, ripetiamo tutto con calma. Chiudi tutto e rifacciamo con calma, perché... No, va bene. Vabbè, vabbè. Vi scaricate WinDS Pro da quel sito che vi metteremo anche in descrizione. Vi si aprirà questa pagina qua. Voi andate su Desmoon, questo, schiacciate e vi aprirà un altro cosa che è uguale a Desmoon. Schiacciate. E vi appariranno queste due cose. Voi aprite questo, cioè, che si è già aperto. Allora vi spiego un po' come funziona. Mettete la scheda intera, diciamo. Sì, vabbè, dovete andare qui in alto a sinistra. Sì, sì. E ci sarà questa specie di ROM e voi dovete avere prima scaricato questo e vedete che ce l'ho già qua. Ecco, voi fate apri e vi separerà. Vedete, aspetta, faccio vedere. Apri. Nera, due. Così vi faccio vedere anche che funziona. Ok. Non si dovrebbe attivare? Sì. Ecco. E ci mette un attimino. Quindi non preoccupatevi. Ok, vedete come va, tutto in italiano ovviamente, ricordatevi. Adesso noi vi compariremo sul percorso 19 perché abbiamo già fatto la prima parte. Sì, comunque vi metteremo anche il link dalla prima parte o dalle altre parti. Ecco, perfetto. Ecco, vedete. Il lag non è per il gioco, ma perché sto registrando con Fantasia, quindi non c'è il lag, invece qua sì. Ok, così. Guardatemi, sì, esatto, in italiano completo. Se voi in giapponese, vabbè, cazzi vostri. Vabbè, questo video tutorial su come scaricare, come cavolo si chiama, Pokémon Nero 2 è finita. Aspetta però, vi consigliamo soprattutto di scaricare Nero 2 perché è Bianco 2, sì. Dovete scaricare molte cose che potrebbero anche fare venire nel virus, molti virus nel computer. Sì, praticamente perché questa versione nera era già patchata, però invece quella bianca devi patcharla con un altro programma. Bene, non è difficile da... Però può far entrare molti virus. No, beh. Sì, vabbè. È un po' lungo, vabbè, questo video... È in casinario, soprattutto. Sì, ok, quindi scaricatevi questo che è identico e vabbè, questo video è finito, ciao. Ciao a tutti.